Ho proposto nei miei lavori di qualificare l'odierno regime del fanatismo dell'economia nei termini di una fase speculativa del capitalismo, riprendendo questa espressione dalle opere di Costanzo Preve. Il capitalismo oggi è entrato dal 1968 essenzialmente ad oggi in una nuova fase che può a giusto titolo definirsi speculativa in tre sensi, reciprocamente interconnessi, ma che ai fini dell'analisi debbono essere disgiunti e analizzati singolarmente. In primo luogo, oggi il capitale è speculativo nel senso che, perfettamente realizzato nel mondo totalmente colonizzato dalla forma merce, esso trasforma la realtà, sia quella esistente realmente, sia quella esistente simbolicamente, in un immenso speculum, in un immenso specchio in cui la forma merce si rispecchia compulsivamente in maniera totalitaria. Nel mondo dell'odierno capitalismo, saturato dalle logiche del monoteismo del mercato e del fanatismo dell'economia, tutto diventa merce. Si realizza cioè quella previsione con lungimiranza espressa da Marx in Miseria della filosofia, quando diceva, a proposito della modernità mercatistica, venne un tempo in cui tutto divenne merce, anche le cose che un tempo erano oggetto di venerazione, virtù, scienza, sapere, tutto venne portato al mercato. Questo è lo scenario del capitalismo speculativo. Il mondo intero diventa uno speculum, uno specchio in cui il capitale e le prestazioni sensibilmente sovrasensibili della forma merce vedono continuamente rilanciate se stesse. A livello sia reale, tutto diventa merce, viviamo nell'odierna società di mercato, non più società a economia di mercato, società di mercato in cui tutto, sanità, istruzione, cultura diventano merci che scorrono sul rullo di trasporto della globalizzazione del capitale, e poi anche a livello simbolico tutto diventa merce, il nostro immaginario è colonizzato dalla forma merce, la quale appunto satura e colonizza l'immaginazione a tal punto che non riusciamo più a pensare nulla se non tramite le sue mediazioni simboliche. In termini kantiani, come l'io penso della prima critica di Kant, oggi la forma merce deve poter accompagnare ogni nostra rappresentazione. Questo è il primo significato in cui il capitalismo oggi è speculativo. In un secondo significato, il capitalismo oggi è speculativo perché siamo entrati negli ultimi anni in una fase in cui il capitale diventa, come dice Luciano Gallino, finanzcapitalismo, un capitalismo della finanza e della speculazione. In questo senso diventa speculativo. È come se le premesse del discorso marxiano si realizzassero pienamente oggi. Il discorso di Das Kapital di Marx non viene falsificato dall'odierno finanzcapitalismo, ma viene semmai inverato. Non solo perché nel terzo libro di Das Kapital Marx, ancorché non l'abbia mai pubblicato, sia stato pubblicato poi dall'amico di una vita, Engels, in quel terzo libro Marx mette a tema quella che oggi chiamiamo la finanza, di fatto, il capitalismo finanziario, che non è una negazione delle analisi di Marx, ma ne è l'inveramento. Marx aveva colto essere la cifra del capitalismo il cattivo infinito della dismisura, della crescita infinita, la valorizzazione del valore, come diceva Marx. È un capitalismo pienamente realizzato, è quello in cui l'economia, il processo di produzione autoreferenziale, si sgancia totalmente dalla base umana. Questo è il capitalismo finanziario odierno, in cui non c'è più il passaggio di M di 1, secondo la formula del primo libro di Das Kapital, ma c'è il salto del lavoro umano, di 1, di 2, di 3, cioè la crescita non più mediata dal lavoro umano, la crescita infinita, diretta, la crescita del cattivo infinito senza misura, come dice Marx nel primo libro del Capitale. In terzo luogo, molto sinteticamente, il capitale oggi è speculativo perché impone come sola modalità di atteggiamento possibile rispetto al mondo il rispecchiamento. Il rispecchiamento, vuoi anche l'adequatio. L'adequatio reiet intellectus sul piano conoscitivo, già che oggi è ammessa come forma filosofica soltanto quella del rispecchiamento scientifico e della certezza rappresentativa, diremmo con Heidegger. Non c'è più la verità filosofica come conoscenza, valutazione ed eventualmente trasformazione della totalità. C'è solo la certezza rappresentativa del soggetto che deve rispecchiare il mondo dato secondo il rito dell'adequatio reiet intellectus, corrispondere mentalmente all'oggettività realmente data del mondo come factum brutum, come realtà data.
Ma questo rispecchiamento che caratterizza l'odierno capitalismo speculativo ha anche una sua immediata ricaduta di tipo politico e sociale. Così come sul piano conoscitivo devi rispecchiare il mondo adattandoti ad esso, certezza rappresentativa, così sul piano sociale e politico devi corrispondere al mondo nei termini della Weltanpassung, l'adattamento all'ordine del mondo. L'adequatio conoscitiva della mente e dell'intelletto è chiamata cioè dalle logiche ideologiche dominanti a ridisporsi sul piano sociale e politico nella forma dell'adequatio sociale e politica, nella forma vuoi anche dell'imperativo teologico del capitale, non avrai altra società all'infuori di questa. Appunto devi rispecchiare il mondo corrispondendogli. La teoria cartesiana dell'accertamento diventa sul piano sociopolitico la teoria dell'accettazione del mondo, secondo appunto il connubio gnoseologico e sociopolitico dell'accertare e dell'accettare, del conformarsi al mondo rispecchiandolo così com'è sul piano teorico e accettandolo, lasciandolo essere così com'è sul piano sociopolitico, secondo il transito dalla kantiana ragion pratica, chiamata a ridisegnare le geometrie dell'esistente per accordarle con la soggettività agente, alla ragion cinica, vedi l'opera di Peter Sloterdijk, la ragion cinica di chi abbandona il fare e passa al lasciare essere, il lasciare essere le cose come sono, la ragion cinica dell'individuo sradicato che all'interno del cosmo a morfologia capitalistica gode individualmente, vuoi anche delle sofferenze altrui, secondo l'adagio cinico mors tua vita mea.